Hai conosciuto una persona che ti piace e che però è molto gelosa, o magari sei già relazionato con una persona molto gelosa, o magari hai un marito o una moglie molto gelosi che diventano anche possessivi, che tendono a controllarti. Come gestire questo tipo di relazione? Ma intanto la prima cosa che devi pensare è che la gelosia non è una forma d'amore, perché spesso le persone dicono: ah, sei geloso significa che mi ama. No, sei geloso non significa che ti ama, sei geloso significa solamente che crede di possederti, perché noi siamo gelosi quando crediamo che qualcosa ci appartenga e abbiamo paura che qualcun altro ce la porti via. Questa è l'unica cosa, l'unico aspetto della gelosia, è tutto meno che una forma d'amore. Intanto perché crede che tu sia un suo possedimento, tra virgolette, sia una sua cosa, sia un suo oggetto. Due, perché crede che qualcun altro te lo voglia portare, ti voglia portare via e tu sia disponibile, tra l'altro, ad andare via con qualcun altro. Allora, quindi tieni presente questo. Con la gelosia, tra l'altro, stimolerà la tua tendenza a cornificarlo o a cornificarla. Questa tendenza che magari è assopita, ma l'esigenza trasgressiva in ogni essere umano, verrà amplificata notevolmente dal suo tentativo di controllarti. Perché più una persona tende a bloccarci, più istintivamente tendiamo a fare esattamente il contrario, proprio per una reazione fisiologica. Quando qualcuno cerca di proibire qualcosa, questo qualcosa acquisisce subito, immediatamente, molto più interesse. E insomma, potremmo dire che la Chiesa, ad esempio, ha fatto un grosso favore al sesso cercando di vietarlo. Le leggi del proibizionismo americane degli anni 20 e 30 hanno dato un grosso beneficio ai commercianti di alcolici. Quindi, primo presupposto è questo. Poi come gestirlo? Beh, la cosa fondamentale però è quello che dall'inizio non dovresti accettare ogni tipo di controllo e potresti dire: se tu non ti fidi di me perché la tua gelosia è soltanto una dimostrazione di mancanza di fiducia nei miei confronti, è meglio che la nostra storia finisca qua. Questo però devi dirlo da subito. Perché se aspetti a fare due figli e per dire, e che ne so, e a fare il mutuo per la casa, questo diventa poi sempre più complicato. È possibile gestire una persona gelosa se dall'inizio inizi tu a porre dei vincoli. Perché se dici poverino o poverina, magari sarà perché è stato cornificato in passato, che adesso è cornificato in passato, che adesso è geloso e accetti questi suoi vincoli, questi suoi impedimenti che ti impedisce di uscire, di fare, di frequentare persone, di avere i tuoi interessi, come è normale e giusto che sia, allora poi diventerà più difficile. Insomma, la gelosia è una malattia che si può curare, ma se presa in tempo, perché se non la prendi in tempo, poi sarà difficile e verranno fuori molti, molti problemi. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao.